streaming, ragazzi, twitch.tv/mrlafieric, in live tutti i giorni, dal giorno che voglio fino al giorno che voglio, pomeriggio e sera. E come sempre vi ricordo che se la live vi piace potete cliccare sul tasto abbonati che trovate sopra la live e abbonarvi gratis con Amazon Prime, oppure pagando 4,99. E se siete a cellulare, punto esclamativo Prime in chat o punto esclamativo sub e abbonatevi anche a cellulare, nessun problema. Come potete leggere dal titolo, oggi alla ricerca del Vesuvio. Allora, questo titolo, alla ricerca del Vesuvio, non è un titolo letterale, in cui letteralmente andremo alla ricerca del Vesuvio. Il Vesuvio, ragazzi, è un'entità, è come il faro per i navigatori. È un'entità che è semplicemente il faro, ti guida, e il Vesuvio ci guida nella giusta via alla ricerca dell'elitra. E poi, chissà mai, potremo fare anche un Vesuvio proprio fatto a mano. Tic tic tic. Allora, adesso facciamo 3 pozioni di respirazione all'acqua, ok? Qui ci servirà questo, ci servirà la redstone, ok. Perché, allora, voi sapete ormai che noi abbiamo Gianni, che è il nostro villager, il fabbro, quello che ci scambia la flint con gli smeraldi e la selce con gli smeraldi. Quindi, dove si trova la flint? Si trova nella ghiaia. Noi abbiamo una pala con fortuna 3, di conseguenza abbiamo il 100% di probabilità di scavare un blocco di ghiaia e trovarci la flint. E dove si trova la ghiaia proprio in quantità industriali? Nei fondali marini. Perfetto, quindi noi abbiamo questo elmo con la flint all'acqua, abbiamo le pozioni per respirare sott'acqua, adesso andremo nei fondali a prendere 1 milione di flint e a scambiare con gli smeraldi. Ecco qua, togliamoci il casco. E signore e signori, broom! Ok, dai, lasciamo qua il piaggio. Signori e signori, elmo con affinità all'acqua. Guardate anche che bello, sono un re. Guarda, sembra una corona. Signori, andiamo. Siete pronti a vedere come sarà lo scavaggio? Broom! Aspettate, ho la torcia. Ecco qua. Ecco, cioè, guardate qua. Oh, perché ogni tanto si china? Non ti chinare. Sento che ce ne saranno un po' di flint sparse. Così. Ho proprio questa sensazione. Oh, i flint. Guardate che bello. Guardate che bello. Intanto anche il carbone. Ricordate che anche il carbone il nostro Gianni ce lo prende volentieri. C'è solo flint qua in giro. Guardate qua. Che roba. Quanta, ragazzi! Se la neve viene sotto casa vostra, vaffanculo la neve. Non può piacermi. Dà soltanto fastidio. Vai, prendiamo tutto. Do it for Gennaro. Dobbiamo risucchiare tutto. Proprio come l'aspirapolvere dei Teletubbies, vi ricordate? Voi guardate i Teletubbies da piccoli, siete troppo nuovi. C'è l'aspirapolvere che si chiama Nunu, che quando i Teletubbies cagavano per terra, rovesciavano il cibo, quelle cose lì, arrivava l'aspirapolvere. Gianni! Gianni, dove sei? Ho un po' di roba da darti. Uè, Gianni! Come va, Gianni? Tutto bene? Ecco qua. Eh sì, signore e signori. Smeraldi, smeraldi per Fiedic. Juicy, guarda qua. Vabbè, abbiamo letteralmente smeraldi infiniti con la flint, ragazzi. Ah, puoi lavorare al volo oppure tengo per la prossima. Bravo, mamma mia. Sapevo che potevo fidarmi di te, Gianni. Di Gianni potete sempre fidarvi. Allora, dobbiamo andare nel land, cioè nel void addirittura dobbiamo andare. Meno 130, quindi dobbiamo andare là. E meno 200, quindi in là. Sto pensando se mi conviene in qualche modo fare una costruzione un po' più solida. Cioè, tipo un tunnel un po' migliore per andare nel land. Oppure sbattermi nel cazzo. Questa è proprio una cosa che odio, fare i tunneloni. Eccoci qua. Signore e signori, ci siamo. Ah, me lo ricordavo. Allora, noi dobbiamo entrare e tornare con l'elitra. Minchia, potevo prendere i fuochi d'artificio, non ci ho pensato. Vabbè, dai, chi se ne fotte. Come va? Oh, queste sono le cose che ci piace vedere. Allora, laggiù c'è il nostro portale del Void. E quindi, signori e signori, per la prima volta andremo nel Void. Togliamo questo, che è solo fastidioso. Una struttura degna del Pacinotti, proprio. Ok, vai, così è anche un po' più sicuro. Ok. Enderpearl alla mano. Si procede. Uff. Il Varco è qui? Dov'è?
Allora, voglio aumentare la render distance. Preparatevi perché la ventola non sarà felice di questa cosa. Ve lo voglio subito dire. F per la ventola, ragazzi, perché sì, la ventola non sarà per niente felice di quello che sto per fare. Fermiamoci a 46, non mettiamone 64, se no ciao. Ah, il PC oggi mi ha dato blue screen. Non ho capito perché. Sembra una di quelle dei poveri. Dove c'è un pilastro e basta, nemmeno la nave. Mi aspettavo di meglio, però dai, l'abbiamo trovata davanti al portale, quindi amen. Non c'è la barca, purtroppo, di conseguenza non troveremo l'elitra, però potremo trovare dei loot ottimi. Devo preparare anche il secchio, perché qua mi fanno fluttuare e poi volo giù come uno stronzo. No, no, no. Silenzio proprio. Porco. E niente. E si va su. Ne approfitto. Entro qua. Oddio. Disintegrati. Ok. Ok, signori e signori, si va. Clandestini. Allora, calma tutto. Che... sono più forti di quel che sembra, vi assicuro. Cioè, sembra che diano solo fastidio, ma sono molto pallosi questi ragazzi. Ok. Perfetto. Raccogliamo gli shulker. Qui facciamo le shulker box. Ma dobbiamo andare su. Potremmo farci cittare. Vabbè, c'ho l'endrapier, ma sono ritardato pure io. Eccoci qua. Ed eccoci qua. Gucci, guarda qua. 7 diamanti. Buono. Non è per questo. Comunque mi fanno un bel po' di danno, porca puttana. Mica, vi immaginate, esce un Enderman e mi viene un infarto perché gli Enderman si incazzano e dico... Oh! E quella là? Ma è un barcone degli immigrati, signore e signori, eccolo! Oh, aspetta... Ma questo è un doppio barcone degli immigrati con una doppia struttura, uno più grande dell'altro, oddio! No! No, non me... No, Ma non me lo stai dicendo davvero? No, non ce ne può essere... Non ce ne posso essere tre insieme, no, Siamo ai limiti. Al limite dell'inde... Signore e signori! Signori e signori! Tre strutture giganti... Qua... Guardate. Guardate là, un altro barcone! Tre barche ci sono! Allora, una barca, due barche... E signore e signori, tre barche. Tre barche con tre palazzi. Nello stesso punto. E si torna su. Sarebbe decisamente più comodo farsi ittare da uno shulker e poi andare su. Devo dire. Cioè, non sono problemi, sono solo super fastidiosi. Quello è il problema. Ho mandato fuoco! A bastardo! Ma come cazzo ti permetti? Dammi fuoco. No! Apriti, sesamo. Bravo. No. Uno. Ecco, sistemati. Blocchi ne abbiamo, blocchi ne abbiamo, signore e signori. Eccoci qua. Permesso. Buongiorno. Istantanea 2, salute istantanea 2. Basta. Ok, signore e signori. L'elitra! Eccoci qua! Ce l'abbiamo! La nostra prima elitra, in assoluto! In assoluto della serie, ovviamente. Allora, 1-2, 1-2... Ed ecco qua, le nostre shulker, come le chiama il Club Pro. Allora, nelle nostre shulker, cosa ci infiliamo? Ci infiliamo tutto ciò che attualmente non ci serve. Abbiamo un sacco di roba che non ci serve. Ok, potrei mettermi l'elitra, ma ha senso mettermi l'elitra? Ne dubito. Scusate. Fuoco, indistruttibilità.
Indistruttibilità 3, efficienza 3, fortuna 2. Cioè, ragazzi, comunque trovare queste cose è veramente tanta roba. Semi di barbabietola. Cioè, guardate quanti diamanti, ma quanti? Protezione 4, passo anfibio 3. Tanta, tanta roba questa. Andrei prima di qua e poi andrei di là. Ok, esatto. Perdiamo tempo. A casa, 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 via! Ah, ecco qua. E si riparte, signori e signori. E si riparte. Ok. Questo mi sta... No, no! Un'altra mezz'ora adesso a svolazzare in giro. Schiaccia la talpa. Predicted. Oh! Attenzione. Permesso in casa. Ah! Apriti, dai. Apriti. Puffete. No, si è chiuso. Welcome. Non mi piace così. Ok. Signor Actarot, allora ti dico questo easy one shot che ho fatto di Actarot GT da Pier 1 sub 2KILICK22. Ed ecco qua, signori e signori, un'altra elite. Minchia, potrei prendere anche gli item frame, cazzo, non ci ho pensato. Ispirazione, però, distruttibilità. Ed eccoci qua. Allora. Ok, signori e signori, vediamo la testa, la famosa testa, se c'è o non c'è. È vero che c'è, attenzione, l'avevano detto, effettivamente è così. Allora, andiamo giù. Speriamo di non perderla come è successo un po' di tempo fa. Piano. Sì. Ah. Ah. La testa. Comunque c'è da dire una cosa. Ammetto che fare tutto ciò in hardcore è molto più faticoso che farlo normalmente. Proprio lo senti che stai rischiando. Lo senti e dici... È presente tutto quello che stai facendo in questo momento? Tutto il tempo che tu impieghi per andare nell'End City, per prendere questo, puff, sparisce in un secondo. Pensate un po' voi. Alla minima stronzata. Perché tanto non perdi perché il gioco è difficile, non perdi perché non trovi cibo, i mob sono troppo forti. No, perdi per una stronzata, voli giù, ti esplode un creeper a caso, sei sulla grave, la grave sprofonda nella lava, cioè capito, così. Cioè, sono stronzate, non è che capita perché il gioco è difficile, no, sono stronzate. Eccoci qua nel casino più totale, viva! Che bello ragazzi, bel parco giochi. Sto divertendo un sacco. L'abbiamo fatta? Ah, qua c'è subito la nave. Voglio andare subito nella nave e poi continuare. Minchia, questa è gigante. Vabbè, andiamo subito nella nave. Non abbiamo molti blocchi, sapete? Oh, ogni tanto ci tengo a precisarlo, ragazzi. Ovviamente, meme su Napoli e quant'altro. Sono tutte battute a caso. Cioè, ogni tanto ci tengo a precisarlo, anche se è scontato. E secondo me, allora, se sei napoletano del sud, non lo so, se hai una caratteristica di quelle che in genere magari prendo per scherzo nelle mie meme e te la prendi, vuol dire che la mia ironia non riesce a capirla e quindi forse è meglio se non mi segui, perché non capireste la mia ironia, quindi preferisco così. Terza elitra, signore e signori, ecco qua. Le bardature per il piaggio, signore e signori. Il piaggio sarà molto felice di questo. Te che vai, ti mimetizzi? A casa tua! Ok, allora, quanto è rischioso? Vabbè, come al solito. Siamo affacciati sul vuoto, quindi, insomma. Vabbè, ma tanto. Se Fievik non rischia la vita, non va bene. Quindi andiamo subito a rischiare la vita. Se non rischi la vita, non sei nessuno. Figa. Ok. Perfetto. Abbiamo ufficialmente finito, signori. Abbiamo tre fortezze con tre barche dei god. Direi che è stata caccia grossa. Adesso torneremo a casa. 6 and a half hours later.
Ok, ci abbiamo finalmente le nostre elite, signore e signori. Iniziamo a mettere la skin al Piaggio più bella. Ragazzi, ecco a voi la nuova skin del Piaggio. Buffete il Piaggio modificato. Adesso sì che è Piaggio di Napoli. Tarantella in sottofondo. Piaggio napoletano solo Maro Core. Gimme the watch e tutte quelle cose lì. Quindi, signore e signori, è tempo di salutarci. Io spero che la live o il video, quel che vi pare, vi sia piaciuto. Qua ci sono tutti coloro che hanno sostenuto la live di oggi, tutti i sub, gli abbonati, i cheers e donazioni. Grazie mille a tutti il supporto, ragazzi. E io vi ricordo che se volete abbonarvi potete farlo gratis con Amazon Prime. Entrate a far parte a Flix Army e sostenete il canale. Punto esclamativo Prime, punto esclamativo sub. Questo, signore e signori, era il sesto episodio della Napoli Craft. Spero vi sia piaciuto, è stato molto produttivo. Abbiamo trovato un botto di fortezze, navi, barconi degli immigrati, il Vesuvio, San Gennaro, qualsiasi cosa abbiamo trovato in questo episodio. E vi ricordo che se volete vederli in tempo reale, vi aspetto live su Twitch. È in descrizione il canale, quindi venite a trovarli.